Gli ottoni e i legni di così fan tutte incalzavano. Alzai la testa e guardai lontano, come se fossi a teatro. Fuori dalla finestra del mio appartamento ad Ashley Gardens, Londra, un fascio di sole penetrava nell'angusto passaggio tra i palazzi vittoriani. Ero pronta per preparare la torta di noci. Seguivo automaticamente la routine di mia madre, che nella sua cucina di Palermo sempre cominciava dalla fine, scegliendo il piatto su cui avrebbe servito la torta. Dopo aver scelto e messo da parte in un piattino 13 gherigli interi e della stessa misura, da usare per la decorazione, si prendono le ciotole, le fruste per montare gli albumi e quelle per sbattere tuorli e zucchero e gli altri utensili. L'ultimo compito: imburrare la teglia, versarvi una cucchiaiata di zucchero e scuoterla per far attaccare bene al fondo e ai bordi uno strato di zucchero leggero e uniforme. A cottura avvenuta, avrei staccato la torta dalla teglia con un coltello a lama piatta e la cucina si sarebbe riempita del profumo croccante della pasta di noci, con un delizioso nonnulla di caramello. Accanto a me, sul tavolo, il quaderno delle ricette, scritto a mano e completo di indice, che mia madre mi aveva infilato nella borsa proprio nel momento in cui, sposina ventunenne, lasciavo casa per andare a Boston. Era aperto a pagina 3. La scritta "torta con le noci" era illeggibile, tanto scolorito era l'inchiostro, e la carta era piena di ditate unte. Quello sì, era un dolce di casa nostra. Ripetevo i gesti di mia madre anche nel pesare gli ingredienti, nell'agevolare con un cucchiaino da caffè il passaggio del pan grattato attraverso la fitta rete del colino di metallo, nella scelta dei gherigli per la decorazione, nel grattugiare le noci con mano leggera per non farne uscire l'olio e poi nel battere i tuorli con lo zucchero fino a ottenere una consistenza di panna dorata e nel montare gli albumi a neve. Mamma riusciva sempre a tenere da parte abbastanza gherigli spizzicati per noi. «Prendi», diceva, porgendo un pezzetto di noce a ciascuno dei bambini grandi, e poi imboccava lei stessa i più piccini. Solo allora prendeva l'ultimo, che aveva tenuto per sé, il più piccolo. Anch'io avevo tenuto un pezzo di gheriglio per me. «Fra gli amplessi in pochi istanti», cantava Fiordiligi. E io, masticando, sapevo di aver raggiunto il mio nirvana. Ero stanca, ma contenta.